I ballerini come statue sui muri del Neues Museum di Berlino, abbarbicati o letteralmente appesi come cariatidi dell'antichità a cui il miracolo della danza ha ridato vita. Corrono veloci risalendo le scalinate dell'immenso spazio restaurato in 10 anni di lavori sotto la supervisione dell'architetto inglese David Chipperfield. Ma prima che le sale si riempissero con i reperti archeologici dell'antico Egitto, collezione del Museo Prussiano, sono state appunto scenario di 2 magiche serate affidate a 70 ballerini alle musiche del gruppo di Sacha Valz. Luoghi unici non saranno più così, vuoti ed accoglienti per rappresentazioni uniche, dove l'armonia della danza, degli archi e delle percussioni si fonde con quella dell'architettura. Sacha Valz ama il vuoto dello spazio. Aveva acceso di movimento e musica nel 1999 il neo inaugurato Jüdisches Museum, il museo ebraico di Berlino, progettato da Daniel Libeskind. Lo stesso ha fatto a Roma 2 anni fa per l'inaugurazione del MAX, il museo di arte contemporanea, disegnato da Zaha Hadid. Ama unire espressioni artistiche diverse, i suoi ballerini non devono solo saper danzare. Lavoro spesso con coreografie incredibilmente difficili, metto ostacoli fisici, ad esempio blocchi di legno sul palcoscenico, aggiungo sforzo fisico come lo stare appesi, anche a testa in giù. Nell'opera poi devono anche saper cantare, per i ballerini è una grande sfida, l'importante è che si mettano completamente in gioco, sono artisti eccezionali. Sacha Valz non è ormai più l'enfant prodige della danza contemporanea tedesca. Lo è stata all'inizio degli anni 90, quando è approdata a Berlino dopo la formazione alla scuola di Mary Wigman ad Amsterdam e a New York. Della capitale tedesca appena riunita capì tutto il potenziale di nuova energia e spazi infiniti. Avviò così il teatro Sophienseele nel cuore di Mitte, il centro di Berlino Est, poi la direzione artistica dello storico Schaubühne, fino alla fondazione di uno spazio tutto suo, proprio sulla Spria, dove correva il muro. Abbiamo iniziato negli anni 90 qui a Berlino, diciamo come nomadi. Poi abbiamo fondato le Sophienseele, uno spazio modulare come luogo di produzione, che ancora esiste, è importante soprattutto per giovani artisti. Poi è arrivato l'incarico alla Schaubühne, una tappa fondamentale. Ma in seguito abbiamo voluto tornare consapevolmente alla libertà di poter sperimentare nuove forme e nuove idee. Volevamo sviluppare un teatro della musica. Allora siamo arrivati al Radial System, spazio nato da una nuova idea di opera e dalla collaborazione con l'Académie für Alte Musik, con Focal Consort e gruppi di danza contemporanea. L'idea, insomma, è stata di creare un luogo per opere nuove e sperimentali, progetti di teatro musicale e in senso lato per tutti i possibili progetti artistici e politici. Un luogo aperto all'arte, allo scambio di idee, alla comunicazione. Ballerini come creature marine, nuotano, danzano in una grande vasca per il preludio di Enè e Didone, capolavoro barocco di Henri Purcell. Sperimentazione e rilettura dei classici, come nella Medea, musicata da Dusapin, come Romeo e Giulietta dalla Sinfonia di Berlioz. Al fondo delle sue coreografie c'è sempre però il Tanztheater, il teatro danza dell'altrettanto tedesca Pina Bausch, ma portato fuori, lontano dal realismo quotidiano, reso più sognante, solare. Forse quello che le unisce è questa grande passione per la danza, per il movimento, per la ricerca, per la sperimentazione, per l'innovazione, questo sì. E chiaramente, essendo entrambi tedesche, essendo entrambi della stessa nazione, devo dire che c'è questa, in un certo senso, un'unione in questa forte passione che non è facile trovare in altri artisti, voglio dire, in Europa specialmente. Se lo sguardo è sul mondo, allora lo spunto, l'intuizione affascinata può anche giungere da altre culture e altre storie, come il teatro no giapponese, così rigido nelle sue tradizioni, che diventa invece la cornice per l'amore infelice delle due sorelle, Matsukaze e Murasame, senza speranza innamorate dello stesso uomo. Le loro anime, dopo la morte, inseguono ancora il sogno impossibile, finché non trovano finalmente pace nella natura, nel tutto.
In questo caso è l'amore a diventare ossessione e gabbia, ma ci sono tanti sentimenti che ci legano e da cui dobbiamo liberarci. Queste due anime non sono libere, sono sospese tra il cielo e l'inferno. Si liberano quando si uniscono alla natura. Questo è il tema centrale. L'anima è libera nel momento in cui diventa parte di un tutto universale che possiamo chiamare natura. Matsukase significa vento tra i pini e Murasame pioggia d'autunno. Sono nomi carichi di significato. Alla fine la loro anima liberata si fonda con un albero per volare via con il vento. Curiosa, affascinata dalle suggestioni più diverse, artista creativa, intelligente, amministratrice di se stessa e della sua compagnia. Richiestissima in Europa e fuori, Sasha Valls è l'espressione di successo di quella forza creativa nel teatro, nella musica, nelle arti visive, nel loro incontro e fusione, che Berlino senza più muri ha sprigionato negli ultimi 20 anni.